Gol ed emozioni a catena e primo successo in Serie B per il Licata. E così al Dino Liotta è ritornato quell'entusiasmo che stava scemando dopo il pareggio interno di 15 giorni fa col Taranto e la sconfitta nel derby di Messina. È finita 3-1 per i gialloblu, che hanno largamente meritato la vittoria, anche se il gioco espresso sul sempreverde, a proposito terreno del Liotta, ha lasciato per lunghi tratti a desiderare. In attesa dei rinforzi si parla di un ritorno del difensore centrale Baldacci e dell'attaccante Di Carlo, ex romanista. Il tecnico Papadopoulo deve fare i conti con gli acciaccati e gli squalificati. Nell'Icata di oggi non ci sono Tarantino, appiedato per un turno, Capitan Romano, ormai sulla via della guarigione, e Campanella. Aggiungete a questi Sorce, che ha dovuto abbandonare dopo 13 minuti, e Irrera dopo mezz'ora di gioco, ed ecco che il quadro, desolante, è completo. Ma il cuore gialloblu è grande ed il Padova, che ha lasciato il gioiello Fermanelli in panca, si è dovuto arrendere. Vediamo cosa è successo. Licata all'assalto della porta veneta sin dai primi minuti e dopo 60 secondi Accardi, migliore in campo, entra in area sulla destra, cincisca un po' troppo e spreca. Al settimo Irrera, che si era già fatto male da qualche minuto, vola sulla sinistra, scodella in area per Sorce, che colpisce alto ma va KO per un dritto di Benevelli. L'Agrigentino resta fuori per un po', rientra ma non ce la fa. Ha l'occhio destro che ricorda Rocky dopo l'ultimo combattimento. Dentro la Neri. Nel frattempo la pressione licatese è premiata, è l'undicesimo, punizione dal limite, tutti aspettano la bomba di La Rosa, ma è Accardi a sparare un destro micidiale, è l'1-0. La partita a questo punto cambia, il Padova tenta una reazione ma non riesce una sola volta ad impensierire Zangara. Così il primo tempo scivola via senza sussulti, registriamo soltanto la sostituzione di Irrera, anche lui acciaccato come detto, con il giovanissimo ex canicattinese Ficarra. Il Padova di Sola, Cavasin e Simonini è irriconoscibile. Per vedere un tiro che c'entra la porta di Zangara bisogna passare alla ripresa, e di Simonini, unica punta veneta, ma Zangara lo para. Al 18° Ficarra va via sulla sinistra, mette in mezzo ma ottiene solo un corner. Dal 25° alla fine le emozioni si accavallano. C'è una punizione per il Licata, La Rosa si fa passare la palla tra le gambe, la mette al centro, arriva Miranda, inzucca e Benevelli si salva di stinto. Arriva la Neri, che aveva sostituito Sorce, e insacca 2-0. Un minuto dopo La Rosa si invola verso Benevelli, ma il suo tiro è bloccato dal portiere padovano. Alla mezz'ora i biancorossi accorciano le distanze, Simonini entra in area e viene falciato da dietro. Dal dischetto la stessa ala Mancina insacca 2-1. Passano 5 minuti e il Licata va ancora a segno. Nuova punizione dal limite e nuovo bolide di Accardi, 3-1. E non è finita. Un minuto ancora e la Neri tenta il pallonetto in corsa. Palla fuori. Capovolgimento di fronte e Gnoffo regala un altro rigore al Padova. Il fallo secondo noi c'è, il pubblico recrimina a lungo. Simonini dal dischetto fa vibrare la porta di Zangara colpendo il palo di sinistra. A 5 minuti dalla fine Accardi ha la palla del 4-1 e della sua tripletta personale. È solo davanti a Benevelli che compie un miracolo. Al triplice fischio di chiusura dell'incerto 30 lance di Torino, il Liotta esplode di gioia. Ma i rinforzi, attenzione, occorrono egualmente.